Chi è? Baldo, Baldo. Ciao Baldo. Poi io. Oh, ciao Baldo. Baldo. Sì. Allora, tu oggi mi hai detto siamo in quattro, ok? Io, siccome tu non mi hai detto la lista delle persone, io ho messo altre tre persone a random. Posso dire che ne ho beccate due? Chi avevi messo? Io ho messo Sedia, Leo, Cristo. Cazzo. E aspetta, e vabbè, poi c'è di te naturalmente. Ok, niente, hai confuso Cristo con Berro Fronzo. No, c'è cioè no, Berro, no, non posso venire allora. L'abbiamo buttato via, l'abbiamo buttato fuori. Perché? Non vogliamo razzisti nel gruppo. Hai ragione. Tanto in realtà io serve io un capro espiatorio per la homepage di Twitch. No, io tranquillo, non sono né razzista né sessista. Figurati se abbia ma mai fatto questo sesso. Questo è ufficialmente, canonicamente, la prima apparizione di Emerald nelle live dei Los Hermanos. Emerald sì. È ufficialmente un Los Hermanos adesso. Stasera giocherà con noi al Lego Fortnite. Oggi è il provino. Provino su Fortnite! Provino su Fortnite! No, allora devo stasera farti scalamuro. Stasera provino su Fortnite. Stasera la no, bro. No, niente scalamuro. Stasera si gioca al Lego Fortnite. Ah... che io non ho idea di cosa sia e fino a oggi ero convintissimo che fosse Fortnite però Lego, quindi sono andato su, non mi ricordo a chi l'ho chiesto, mi sa a Sedia, e lui era convinto che fosse Lego Fortnite. Poi non mi ricordo chi è apparso, un nostro amico Giacomo, e ci fa: ma Lego Fortnite e Minecraft che vuol dire Lego Fortnite e Minecraft? E abbiamo provato ad avviare una partita e a quanto pare non è una Battle Royale. Ci ho messo adesso. Cioè, l'ho capito adesso. No, non è Battle Royale. E io sono nero su Fortnite. Davvero? So anch'io sì. C'ho la skin. Allora, innanzitutto, come facciamo ad andare in partita insieme? Ma poi hai detto che era in 8 persone. Io ho 4 slot qui. No. Allora, Lego Fortnite è da fino anche a 16. Porca puttana. Sì, perché è un sandbox. Facciamo Pandora su Lego Fortnite? Secondo me durerebbe di più. Allora, questa qua è un po' evitabile. No, perché comunque, siccome è un gioco nuovo, sono tante cose che di base il gioco fornisce, okay, sicuramente okay. Durerebbe più di 2 mesi, ecco. Certo, perché la gente dovrebbe scoprire tutto, perfetto. Sì, è un dato di fatto, ecco. Allora, tu devi sapere che questo è il momento della live in cui io inizio a urlare perché nessuno arriva, quindi aspetta. Mm-hmm. No, tranquillo, non ti preoccupare. Io adesso sono qui ad aspettare. Telefono Berro Fronzo e gli do del figlio di... Allora, no, Berro Fronzo sicuramente... Non hai detto del figlio, mi sono un attimo preoccupato, devo dire. Guarda che nell'altro Discord... Ciao Maurizio, ma che cazzo fai qui? Siamo nell'altro Discord! Poldo, ma tu nel senso, cioè, deve esserci un criterio. Nei mesi pari in uno, nei mesi dispari nell'altro? Non mi alzare la voce innanzitutto perché lo sai che sono sensibile su questo argomento. Hai ragione, signor Andrea, ti chiedo scusa. Siamo nel allora, sacro... Il mio punto è, amico mio, che a volte ti... Ti devo avvisare, okay. Hai ragione tu. Questa volta alzo le mani, hai ragione tu, ti dovevo avvisare. Sono contento che abbiamo messo in chiaro questo punto. Perfetto. Arrivo. Andiamo nell'altro Discord. Madonna, che imbecille. Ciao persone. Ti ho recuperato Bento Flonzo. No! Sbarra Fronza. Bento Flonzo. Oh, Bento ma Flonzo. Guarda chi c'è, ma c'è il signor Smeraldo Emeraldo del Sono Centraldo. Sono io. Ma sono che figata, come stai? Ciao, tutto amici. Tutto bene. Ciao Vampleox, grazie del Prime, bello, benvenuto, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Stavo guardando quello della sita da gaming che hai provato GeoGuess Rose. Ah, mamma mia, quel video è estremamente caotico. Tra hai l'altro, allora, serio. Io devo dire questa Tearless Raptor? Sì. Ma Tearless Raptor è il CEO di GeoGuessr. Io sono nero su Fortnite. Dico, come si chiama? Sedia. Sì. Devo tipo farti questa confessione tipo di delle persone tipo che dicono con vergogna delle cose dopo anni. Oddio, ho sì, scoperto, ok. Ho scoperto che non ero iscritto alla sedia da gaming. Vabbè, no, la sedia da gaming, l'importante bro, è che sei neanche io c'è Goldo nella chat. Poldo. Oi, perché c'è Goldo? Poldo, mi mandi la richiesta d'amicizia su Fortnite. A cazzo, veramente c'è Goldo? Boh, vai su Epic Launcher, fai...
Gli cerca X Emerald e manda richiesta d'amicizia. Tipo. No, hai detto tutto il tuo nickname, ora lo sapranno tutti. Ora ti diranno di solito. No, perché non è tipo sullo schermo in grande, no, vero? Ci siamo, gamers, ci siamo. Quindi apro la cosa? Apri il Fortnite. È il momento del Fortnite. Tra l'altro, guardate, chat, si vede se io faccio così. Oh, che cazzo è stato sto suono potentissimo? Un format in cui Max prepara pranzi da portare alla ETA lavoro bento fronzo. Grazie, Cipollino. X Emerald e basta, giusto? Sì, X Emerald e basta, sì. Voi mi avete già all'interno delle vostre amicizie del Fortnite Gaming, vero? No, 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 dammi il nome. Io ho accettato per sbaglio la richiesta a qualcun altro anche. È sempre quello. Ah, noi invece siamo amici, non so perché. Allora, non so perché se è successo nella nostra vita del gamers. Gruppo. Poi. Non mi permetti. Si vede, fa un po' paura. Ah, comunque, Sedia. Non hai aperto Fortnite. Possiamo fare la stream squad. E comunque mi hai mentito. Sedia, sì. Sì. Giusto per, diciamo così, risolverti un dubbio esistenziale che sicuramente non avevi perché manco te lo ricordi. Ma a un certo punto all'interno del tuo video quello là di... Ciao Fabbro, grazie del 15° mese. Perché Emerald ha la skin sul Lego Fortnite? No, raga, io oggi mi metto a litigare. Poldo, ma sei nero? E che male c'è? Io, non c'è nulla di male. Comunque, sto dicendo grazie a Fabbro Coglior per il 23° mese. Poldo, riesco a mandare il messaggio all'anniversario, te lo meriti. Il 23esimo, vero, scusa, grazie del 23esimo mese. Trovare le impostazioni migliori, conferma. Ma perché era il castello di quello là del gioco, no? Carcassonne. Era il castello di Carcassonne da cui oddio, è stato preso la cosa, però sì. Ciao Leo. Oddio, ciao, c'è Leo. Anche Leo. C'è no, Leo. Leo. È torri tonde. Io, proprio lui, sto installando Fortnite. Quanto Fortnite. Ti manca? Sono al 93%. Ah, dai. Spero che la allora, principale sia di PS2 e non solo di Fortnite. Invita nel gruppo, Berro Fronzo. Invita nel gruppo. Sì, però ragazzi, io non posso sentire sta dubstep a caso, quindi toglierò tutti i suoni di Fortnite. Allora, Fortnite ha questo enorme problema che se tu giri che in siamo neri? A caso, no. Non è un problema quello. No, chiedevo, magari credi, anticipavo il problema. No, non è un problema. E poi sono io quello più nero, se vedete. Anche tu sei nero. Allora, vabbè, c'è l'orecchietta da gatto anche. Black Lives Matter. Questo è un messaggio per tutte le chat, quindi ascoltatemi bene. Non fatevi no, non vedere potete per giocare con noi due. Non potete inviarmi la richiesta di amicizia. Queste sono le due regole che dovranno distinguere me, che sono lo streamer, e voi, che siete gli spettatori. Bravi. Che questa cosa sia chiara. Poldo. Io avevo la tua live aperta, quindi faccio parte della tua chat. Posso giocare e mandarti la richiesta sì, io? Sì, okay. Tu sì. Ok, perché, cioè, perché ero effettivamente anch'io come parte della chat. Solo i veri gamer. Solo i veri gamer. L'ho già fatto. Va bene. Ah, io pensavo che era una persona random 420 legs. Invece è coso. Ho 60 giochi negli armadietti. Che cosa cazzo è? Incredibile. Sono un armadietto io. Sto scherzando, ragazzi. Tranquillo. Un armadiello? Leo è un bimbo speciale. No, ragazzi, l'abbiamo fatto giocare oggi Leo perché è appena tornato da Trento, insomma. Ho fatto sei ore di viaggio. Se adesso mi crasha ancora OBS come ha fatto negli ultimi 10 minuti per 7 volte o Fortnite non si installa, io ve lo giuro commetto un crimine di guerra. Non vabbè. Cioè, allora, ma Lego Fortnite è Fortnite mondo. Più Minecraft? Sì, ragazzi. Sì, sì, è Fortnite sto più Minecraft. Il mondo, sto creando il mondo. Moldo, siamo infinitamente dispiaciuti. Disse ecco. Mi dice Johnny Ward. Crea nuovo mondo. Ah sì, oggi chi è che lo fa Cristo e Sparpo? Dato che l'altra volta ho fatto... Sei tu. Lui ha fatto Berro Fronzo. Devo fare ma sono io, mi sa. Sopravvivenza devo fare, sì? Sì. Metti la creativa. No. Quale mappa devo scegliere? Ma noi adesso in squadra abbiamo il CEO di Minecraft. Sono io, ragazzi. Sono io. Pazzesco. Sono io, il CEO di Minecraft. Lui sa tutti i trucchi di TikTok. I trucchi? Dimmi qualsiasi oggetto di come si crafta. Ragazzi, mi butto un attimo che inizio la live e ci sono. Va bene, ok. Va bene. Io intanto creo il mondo, così poi... Vai, Oddo, crea. La fame è buggata, sicuri? Berro, ma chi ti ha cagato in faccia? Ma, no, ma te stupido, è perché sono un bimbo Nutella. Ok. No. Vabbè, però non mi dare più dello stupido, ok? No. Ma, allora tu non dirmi che mi hanno cacato in faccia, ma scusa, come cazzo fa a essere più grave? Cioè, ragazzi, sulla ragazzi, faccia. Per favore, ragazzi, non siamo razzisti. Ho creato il mondo. Cosa c'entra? Oddio, non c'entra nulla, però appunto vedi, hanno cagato in faccia a Berro Fronzo, ragazzi. Ma come cazzo è che ogni volta c'è la possibilità di... Cioè, boh. Ma perché non hai tutti una skin? Perché non dovremmo?
Perché gay? Ci stiamo andando vicino. Pronto, dobbiamo iniziare la Battle Royale. Hai rotto il cazzo, non so neanche dove devo cliccare su sto gioco di merda. Su pronto, è un pulsantone giallo. E non lo vedo, io c'ho 1560 cazzi sopra questa schermata. Che schifo. Vero? Quanti cazzi hai? Berro Fronzo è così innervosito oggi. È perché dobbiamo giocare a Fortnite. A parte che sì, corre in su Berro. Berro sono esattamente io. Noi siamo tutti in Berro. Allora, bro, vedi dove c'è scritto pronto? Oh, devi allora, dovevo scorrere verso l'alto. Per qualche motivo mi aveva scorso in basso. Ma perché hanno trasformato Fortnite in Roblox? Perché hanno visto che fanno accetta più soldi. Accetta richiesta. Pronto! Okay. Wow! Berro Fronzo è Europa, di Berro. No, ragazzi, non lo voglio sentire a Berro Fronzo. 420 legs. Finalmente Berro Fronzo è mio amico. Lo è sempre stato. Anche quando non vi conosco. Ma su Fortnite violenza moderata possiamo giocarci? Tutti vogliamo sette anni? Vogliamo parlare del fatto che Emerald c'è il doppio dei nostri livelli? Io, ragazzi, vogliamo parlare del fatto che io ho il doppio dei vostri anni? Vabbè, se questo gioco è come Minecraft, penso che Emerald ci sguazzi. Berro. Allora, Berro, senti, è più grave il fatto che io abbia il doppio dei vostri livelli su Fortnite che tu che hai 40 anni. È possibile. Ciao, Berro è il doppio dei nostri livelli IRL. Incredibile. Berro, si sblocca a livello 40. Wow, siamo su Lego Fortnite, amici. Oddio, ragazzi, guarda. Chi è questo qua? Oddio, è un nemico, spaccalo di botte. Oddio. Ma io sono Fortnite. No, sei un Lego. Ragazzi, guardate. Guarda. Funziona il Fortnite. Facciamo soldi cubetti. Allora, chat. Innanzitutto, gaming. C'è lo sprint. Raccogli cosa? Granito. Ah, dove sono? Chi sei? Chi sono io? Io sto raccogliendo tipo un sacco di granito e un sacco di legno. Aspetta ho la risposta. Io ho tolto la chat. Non devo parlargli. È vestita di rosa. Gaming. Chi sta facendo il gaming? Perché devi fare il gaming, Berro? Non si fa così. Facendo troppo. Scusate, ma come si gioca? Come si fa sesso su sto gioco? Ricetta di costruzione. Falò. Ciao di Minecraft, come si fa il falò? Oddio, è morto Emerald. Tutta la merda che trovo. No, ragazzi, sono vivo, tranquilli. Come hai fatto a spaccare quest'albero? Emerald è quello vestito da capo di volontà di gaming. Non lo so, ragazzi, io ho preso e tirato un pugno serrotto. Raccogli il legno. Wow, so cool. Come si spaccano gli alberi? Allora, io andrò in tutto quanto il mio gaming. Sarà tipo io che vado in giro a lottare cose e a depositarle dentro la cesta, così voi potete... C'è la raccogli il latte. No, tu ragazzi, non puoi adesso metterti a urlare come fa Lion cazzo nei suoi video, cioè nel senso che tu come ti permetti? Ma cosa hai detto? Fronzo che urla tutto il tempo perché impazzisco, ragazzi. Potete accarezzare le mucche, pezzo di merda Emerald, non le devi da dentro? Backflip. Ragazzi, io devo rifare il server perché ho dimenticato di togliere la fame e la temperatura. Guarda, perché sei stupida? Io devi toglierli? No. Io non lo so. Perché mi hanno detto che è un problema. Perché è una parte di gamers. No, il problema è fissato, Ti picchio, Sto picchiando la mucca. Sto picchiando la mucca. Non picchiate. Possiamo continuare? Sì, continuiamo. Sì. Comunque è molto bella questa texture di Minecraft. Allora, ragazzi, io sto raccogliendo del lampone. Perdonatemi. Allora, stiamo facendo il gaming per caso? Io sto picchiando una mucca. Tu sei il capo? No, puttana. Io sì, sono il capo. Dove siete? Allora, ragazzi, venite tutti da me per caso? Sì. Vacca schifosa, allora. Vieni qua. Ragazzi, io sono appena entrato, ma mi sa che ho un account... Yes! Non so Fango se... 17. Come entro? No, ho fatto unisciti al gruppo. No, ragazzi. Ragazzi, sei un babù. Ragazzi, scusate, mi dispiace. Sedia, glielo puoi dire tu che a Poldo che è un babù? Perché se glielo dico io mi dice che sono razzista. Come si esce dal gruppo, ragazzi? Non sono razzista, ciao Mario. Allora, ragazzi, potete far smettere di fare queste battute a Berro e un po' razzista e omofobe e giochiamo? Certo, allora. Un po' razzista e un po' omofobe, in serata mista, no? No, veramente. Beh, incarichi. Una persona tremenda. Allora, come esco dal gruppo di Leo, ragazzi? Bro. Come si esce dal gruppo di Leo? Aiutatemi. Lascia il gruppo, so. Perfetto. Ora invito tutti. No, ho fatto un usciti. Niente, io ho dei problemi. Puoi rifarlo per quanto mi riguarda. Magus, grazie di essere venuto. Ragazzi, chat, se mi invitate a random, io clicco per sbaglio, smettetela. Io prendo lui.
Io, ragazzi, sono le persone che mi invitano di continuo. Che cosa vi ho detto? Devo sgridare la tua chat? No, sgridala. Ragazzi, chi è lo streamer e chi siete voi? Ricordate il vostro ruolo. Ma sei stupido. Ma come ti permetti? È lo streamer. Ricorda chi vi ha portato su questo palco. Chi è questo 40-20 legs? Ma che sono 43-16. Ci siamo tutti, ragazzi? No, manco io, ragazzi. Lo possiamo far unire perché siamo già, ma siamo già 4. Come funziona? Io la skin. Io posso entrare lo stesso. What the fuck? Io, ragazzi, ho la skin di Sting. Io, ragazzi, ho il premium. Io sono razzista. Ha il premium. Ha Fortnite premium, ragazzi. Cosa? Non è possibile. Mettete pronto, amici di Fortnite. Visto? Ma tu hai Fortnite premium veramente? Ce l'ha, ragazzi. Io sì. Bro, aspetta. Emerald. Sì. Hai il pass? Io ho il pass. Il pass da gamer? Come si fa? Non sono di oro. C'ha Fortnite Premium. Chi è che non ha messo pronto adesso? Chi fango. Ragazzi, allora, Leo. Allora, una volta c'era quattro cose a schermo, adesso ce n'ho mille. Ti faccio un sorriso con un coltello da... Fai con la rotellina in alto. Con la rotellina. Scrolla in alto. Guarda il portafoglio. È appena partito un trailer. Ma che, ah, ok, ci sta. Poi metti salta e ci sei. Fortnite. Io sono estremamente bianco. Vabbè, cioè, ognuno. Questo lo sapevamo. Cioè, alla fine, vedi, non è un problema. Cioè, guarda, Berro, gli hanno cagato in testa. Fortnite. Madonna, ma poi... Io mi chiedo, Fortnite, che cazzo fai sulle automobiline? Cioè, sono come quei falliti di Rocket League che provano a fare un gioco che è morente sin dagli albori? Cioè, aspetta, allora intanto non puoi scrivere albori perché io le parole inventate sono io. Esatto. Ma tu giochi a League of Legends? Sentiamo Leo che dice, io giocavo a Fortnite quando il 2018. Io giocavo a Fortnite quando scenderebbe scritto bisunto con Nova, era ancora una cosa che non dovevi fare. Sono bloccato. Ragazzi, qua ci sono i vostri zaini. Ma manca qualcuno? Ma manca Berro? No, ecco. Ma chi è quello laggiù? Sono andato a farmi cacare in testa da altre persone. Ho delle texture. Andiamo, i miei zainetti. Ah, io allora, ho preso. No, l'ho già rubato. No, ma cos'è? Stazione centrale di Milano. Emerald. Chi va a Roma perde la poltrona. Ma poi sei del capo, lui lo può fare. Ma tu ci sai giocare a Lego Fortnite? Ho trovato il pollo. Non sono d'accordo. Più particolare del mondo, tipo. Allora, ragazzi, sto prendendo a pugni un albero. Ce l'ho fatta. No, fai zero agli alberi, picca e cespugli. No, non è vero. Io non faccio zero agli alberi perché sono fortissimo. Oh mio Dio. Io ho zero danno contro i vegetali. No, io vegetali. Sì, perché tutti ci abbiamo pensato? Perché? Allora, ragazzi, innanzitutto non parliamo perché di io ci ho pensato, ragazzi. Non posso dire di non averci pensato. Oh, granito. Potete venire qua, io sono sulla pietra della parola. Qua c'è un sacco di granito. Oddio, e i siciliani diranno comunque sono che la sulla pietra meglio. Della parola. No, scendete. Anch'io sono sulla pietra della parola. Ma non possiamo perché sono sulla pietra della parola. Non puoi parlare. Non sei sulla pietra della parola. Non puoi parlare, Berro. Ma Berro non può. Poldo, vieni qua. Siamo sulla pietra della parola. Mi state sentendo o no? Questo che è la pietra della parola. Sì, ora sì. Siamo sulla pietra della parola. Le galline ti danno le uova. Non puoi parlare, Berro, perché non sei sulla pietra della parola. Devi venire qua. Ma sei scemo. Berro, Berro, se vuoi, ho scoperto anch'io. Se coccoli le ragazze senza consenso, ti danno la denuncia. Sì, dov'è vero. Leo? Sì. Ti becchi un ceffone da un finalmente posso anche parlare. Quella può essere la... Bello. Berro Fronzo, vieni qua per parlare. La gallina mi ha appena cacato addosso. No, cosa? Non io non sentiamo. Sento nulla. Non ti sentiamo, Berro, perché non sei sulla pietra della parola. Berro, sentiamo lontano. Oh, porca troia, sti ventenni non li posso sopportare. Arrivo, eccomi. Berro, perché? Berro, non lo sentiamo. Non possiamo fare il game. Ragazzi, non mi ero cacato in testa. Stupido coglione. Era gameare intanto, porco due. Sì, dai, vaffanculo. Ragazzi, picchiamo l'anziano. Mamma mia, ragazzi. No, non si picchiano gli anziani. Allora, picchiamo gli alberi. Ma vaffanculo. Ragazzi, vado a prendere la granita. Emerald, devi pazienza. Cosa di che stai parlando? Ho t'ho chiesto, ragazzi, quanti anni hai? Io ne ho 17. Non è vero, perché altrimenti quello che abbiamo fatto l'altro sabato era un errore. Ma... Per te, infatti, ti ho già denunciato. Vabbè. Raccogli granito. Ragazzi, io prendo la granita. Quindi perché io prendo la granita? Non vi accetto.
Com'è che si riproduce con le mucche? Effettivamente non l'ho detto, chat. La richiesta di amicizia non potete inviarcela solo a Berro. Esatto. No, 600, cazzo. No. Berro è l'unico di noi che fa il sub day perché gli altri sono troppo superbi. Che faccio? Esatto. Allora, non usare queste parole che la mia chat non capisce. Ho parlato con il leader della squadra delle coccole. Cosa? No, ho parlato con il leader della squadra delle coccole. Ah, dove ma, sono? Ma si veste di rosa, è un pedofilo. Ragazzi, che cos'è successo? Scusa, Pinkai è un pedofilo adesso. Ragazzi, non avete mai giocato a Minecraft? Si vede. Si vede, aspetta, ragazzi, non ragno di Minecraft. L'ultima domanda. Il mio nome è leader della squadra delle coccole. Piacere di conoscerti. E tu sei Fango 17? Perché mi suona familiare. Ho fatto un banco da lavoro. Dall'aria così no, nuova. Che bravo che sei, cazzo. Il gaming sì, scorre dentro piccone. Di te, amico. Creazione. Ho fatto un'ascia. Io ho fatto un ma chi è che sta facendo invece, la guarda casa? Cosa sto facendo, ragazzi. Ma me la sta già buildando. Ma è proprio un... Ragazzi. Un riassorso. Mamma mia, Fortnite. Oh, sì. Ma Fortnite. Allora, ragazzi, dove metto la torcia giusto perché... Vuoi che io te lo dico oppure grazie Berro, ragazzi, scusate, però ho chiesto, cioè non si sa mai. Scusate, è se vero, lo faccio notare, ma questa qua è Pandora ufficiale. Pandora SMP, questa qui è Pandora 5, chiedevano Pandora 5, eccola, che cazzo ragazzi. Cazzo di skin pack c'è però, perché porco due. Ma domanda, ragazzi, posso chiedere domanda, ho detto che Pandora... cazzo di skin pack, com'è, è razzista anche questo? Stava parlando. Questa Pandora 5, potete non chiuderla mentre io non ci sono, per favore? No. Puoi non andare in vacanza quando avevamo già programmato dall'inizio che sarebbe finita il 27 dicembre. No, non ragazzi, lo ragazzi, che mia, figlio ragazzi. Di puttana che mi ha buttato giù la parete? Siete veramente dei bimbi Nutella più di me, cazzo, incredibile. Io no. Non mi piace, non mi piaceva quella parete, mi stava sulle palle, l'ho rotta. Del legno. Senti, era visivamente lo so che sei il capo, ma non devi sabotarci, ok? La ecco. Parola del giorno è don't sabotage. Ma perché devi parlare per forza? Allora, ragazzi, non ho capito io questa cosa. Perché devi aprire la tua bocca e mettere dei suoni? Io non ho capito perché dobbiamo usare questi inglesismi. Da ora in poi, dato che sono il capo, bandirò qualsiasi inglesismo. Usateli e traduceteli in italiano. Dobbiamo usare termini. Sei di a due gambe, è incredibile. Costruzione. Non ho capito, scusa. Poi preferisci termini italiani o italici? Va bene, uguale. Ok. Io non credo che sia vero, ma... posso fare un letto? Allora, sta live è iniziata da mezz'ora... questa diretta è iniziata da mezz'ora e noi già abbiamo fatto il tetto e il pavimento. Allora, abbiamo tipo un banco da lavoro, lo devo rifare? E questo qua è il banco da lavoro? Ma che c'è la catarata? Ma che cazzo vuoi, scusami? Tavolo di bar. Ma che cazzo? Questa specie di... Ma scusa, sto mondo, mandi il tuo curriculum, ma l'Epic lavora per la Epic, ma che vuoi? Cioè non si dice curriculum vitae. Io credo che abbia tipo ricevuto abbastanza coccole da piccolo, Emerald, non lo so. Io no, ragazzi, nemmeno non mi hanno mai coccolato. Recupero io, non ti preoccupare. Va bene, allora, grazie. Coccolate Emerald come coccolate le mucche su Lego Fortnite. Dai che mi do... Ciao, like Mike, grazie del Prime, belle, grazie a Filippo Scala per il Prime. Ciao belli, benvenuti. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram degli abbonati, ecco. Sì. Come si dice Minecraft in italiano? Ecco. Mina costruisci. Scava esatto. Costruisci. Perfetto, bravo, bello. Grazie. Ragazzi, io sto facendo sul serio. Cioè, sto tryhardando. Io sto facendo sul serio. Io pensavo che avevi tipo in mano una pistola mentre lo dicevi. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, fratello. Allora. Miglioramenti villaggio. Cosa cazzo devo fare? Facciamo una chest. Io volevo fare tipo il una cassa. Parla con ecco. Semente de fieno. No, ragazzi, e là, fare, sono semente de fieno. Se no, serve non qualcosa a parlare in spagnolo. Leader Fortnite, è sempre bello vedere un nuovo allora, Fortnite, credo che questa noce rimarrà nel tuo villaggio. Vado a sparare a Massimiliano Rossi. Ci vediamo tra un po' più un treno per Andrea Boldini. Ehi, questo è stato offensivo. Ha detto Poldini, è un nome carinissimo. No, ragazzi, allora, ragazzi, avete mangiato? Avete mangiato? Ragazzi, la casa non è pronta. Vabbè, almeno mi riparo dalla pioggia. Ho lanciato la torcia. Scusate. Ragazzi, venite al riparo, per favore. Allora, io ho bisogno delle assi. Come si fanno le assi? Altre informazioni. Ecco, visto che la mia... Aspetta, ragazzi, fermi tutti. Ok.
No, lo sta rompendo, lo sta rompendo. No, 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 non è a norma. Niente. Non è a norma così, ragazzi. Non è a norma. Però meglio, almeno sono protetto. Sto venendo spostato a sinistra. Sto spingendo. Aiuto! È la macchina di segheria. La casa non è posso pronto. Sostituire la, la segheria? Perché no, allora non lo so, ragazzi. Allora io opterei. Aia. No, non si può. Allora, state calmi, state calmi. Dovete mettere un tetto sopra questa sega. Si dice babuini. Ecco. Ah, giusto, babuini. Ho bisogno di un tetto sopra questa sega, sedia, cioè, un po' di luce. Allora, Berro, io non so se tu stai facendo dei riferimenti a me, ma non sono capito. No, all'oggetto, al sudese. Porca troia, ragazzi, veramente. Sono già 10 minuti che gioco a sto gioco, già sto impazzendo, ve lo dico. Ricetta di costruzione non è neanche caotico, è solo noi che lo rendiamo, ragazzi, incredibile. Io voglio costruire una casa. No, per so, vaffanculo, bravissimo, le cose perché con voi non riesco proprio a fare un cazzo, costruzione. Ma aiutateci, scusa, Berro, non puoi dare. Ragazzi, che cos'è quella cosa lucente? Noi? È la casa, è il gaming, pilastro di Tron. È il gaming quello lì. No, che cos'è? Oddio, no, bro, no, è arcobaleno, non la prendere, sai cosa succede? No, la prendo lo stesso, la sto chaseando, volevo dire, la sto rincorrendo. La sto rincorrendo, esatto. Vai, prendila. Roba qua, ma come si ruota? Io devo così? Fare no, così non funziona. No, l'ho provato a colpire con le non puoi lanciare le torce. Ah, che sburrata, cazzo. No, Berro Fronzo. No, ragazzi, ci stiamo allontanando, devi dirlo in italiano. In italiano. Sburrata è italiano. No, amici. Aiuto, amici, ragazzi, amici, scappate, amici, scappate. Ve l'avevo detto che a rincorrere l'LGBT non ce ne facevamo nulla. Allora, no. Si dice omosessuale. Perché devi dire ste cacate? Perché? Ce la fate? Hai freddo, ragazzi, ho freddo. Sento freddo, capo. Hai freddo, torniamo a casa. No. Freddo bronzo. Torniamo a casa, amici. Ma ragazzi, io sto. Cioè, basta stare vicino al fuoco, letteralmente. Comunque, come Cash of Clans. Berro, posso stare lo stesso vicino a te? Sì. Che vuol dire concesso? L'unico che perta Fortnite? Mm-hmm. Che significa? No, si dice Fortino. Fortino. Ma abbiamo un aggiornamento disponibile. Ma dov'è l'aggiornamento disponibile? Ci sono. Lego Fortnite. Ho freddo, ragazzi, sto morendo. Ragazzi, come si costruisce? Con la Q. Q. Con le mani. Wow! Hai visto? Non lo sapevo. Questa qua è data dall'esperienza pluridecennale. Allora, l'indicatore mappa innanzitutto. L'icona, metterò l'icona di casa e la farò. Tutti, ragazzi, i baffi. Decido che ora il colore del nostro team, cioè volevo dire della nostra squadra, è rosso e viola. Sedia, okay, mi piace. Ho assunto un messicano. Io ho fatto un letto. Fa parte del villaggio il messicano. Finalmente. No, ci serviva un po' di manodopera. Oh, sto usando la segheria. Ma non è un messicano. Serviva un po' di manodopera. È perché io ho messo il letto. Si mette fieno. No, è morto. Continua. Ma non è morto? Perché non dovevi parlare col messicano. No, raga. I messicani mi hanno ucciso. Ascolta, perché è morto Leo? Gli rubo tutto. Me l'ho rubato davvero. Oh, deficiente marino, sto per costruire una cazzo di sedia. Cosa? Cos'è deficiente marino? Cosa cavolo è? Cosa che lo stupido volante e il deficiente marino. Non lo so, ma sta dormendo sotto la pioggia. Si fa un letto in messicano. Oddio, no, sta venendo attaccato. Ma che? Aiutatemi, ragazzi. Ma perché il messicano? No, allora, modifica allineamento. Tieni premuto. Caotico, neutrale. Voglio che mi fai la legna. No, esploriamo. Ok, va bene. Esploriamo il corpo umano. Dio. Quante cose che... Non capisco, aspetta, raga. Utilità. No, ragazzi, chi è che mi ha rubato tutto? No, vabbè, scusa, Leo. Non l'ho fatto apposta. Io l'ho visto, è stato il messicano, vedi. Allora, ragazzi, come minchia si costruisce? Con la Q, te l'ho detto, con cazzo. Con la Q. Sì, no, capi... Bene. Ragazzi, su, dai, non sono così stupido. Vabbè, e che cosa vuoi, dimmi. Io sto premendo le cose, ma non funzionano. Ah, invece... Forse perché ti mancano i materiali, ci sono a destra. Sì. Ma no, infatti ti ho droppato un po' di roba, Leo. Sì, stiamo costruendo la roba. Tranquillo. Io sono la sedia a due gambe. Ti ho droppato pure il piccone, bro. Ci credo che il signor sedia sia tipo... Ok, allora, vicino alla segheria... Wow, ho messo la cesta, cioè il baule dove mettere dentro le risorse. Il baule, il baule risorse. Io metterò qua tutto il mio legno, ma non andiamo, ragazzi. Adesso è finito di protestare. Ma chi l'ha messa la merda? Devi seguire il template, chiaro. Però non c'è scritto da nessuna parte. Non si dice template, volevo dire il come si dice?
Come si dice come template? Come si dice blueprint, cazzo? Come si dice? Le istruzioni, no? Le istruzioni. Il foglio blu. Le istruzioni, le istruzioni. Il foglio blu. Foglio blu, veramente? Ok, si chiama tipo il progetto, si chiama progetto. Il progetto, il progetto, certo, sta spaccando la casa. Allora adesso io chiedo alle persone che già evidentemente sanno giocare a questo gioco, una volta che tu hai piazzato un edificio, lo devi scassare di botte per spostarlo, tipo no, puoi spostare a mano? Lo devi distruggere e basta. No, non lo distruggere, non lo distruggere. Cazzo, ha un sacco di punti ferita sta cazzo di colonna, incredibile. Sai, questo miglioramento. Vabbè, facciamolo insieme. Ok. Madonna. No, ragazzi, dai pugni nudi. Fanno 15 di danno. Cosa state rompendo? Cosa state rompendo? Raga, calmi. Costruzione. Un cartone. Okay. Parti da costruzione. Cose. Piazzetta okay. È già stata fatta. No, frate, ma ti stai calmo. Devi fare le pareti. Cosa stai? Ti fai le seghe. Devi fare le pareti no, della casa. No, raga, io vado a fare il grill adesso. Ma voi non state facendo niente? Ma perché state facendo la roba lì? Siete stupidi. Devi fare la casa, devi fare questa casa, bro. Adesso io sto facendo un cazzo di tetto, così i nostri ambienti da lavoro non si bagnano. Mi stai beatamente ignorando. Ah, quindi mi stavi solo ignorando. Sì, ti stavi ignorando. Che succede? Ma venite a giocare. Devi fare quella casa. Davvero? Sì. Sì, sì, sì. Io volevo fare il granito. Chissà che cazzo di tetto capanno ho fatto. Secondo me ho fatto un tetto capanno piccolo. Ma perché non mi appaiono le cose? Ah, eccole. Allora... Come non detto. Ma scusate, semente dove è finito? No, cazzo, ma perché? No, che è successo? Ma perché mi hai scassato il tetto che ho fatto con tanta fatica? Ma abbiamo già una casa. Ma Dio, ma non volevo fare una casa, volevo coprire i cazzo di strumenti da lavoro. Se no non funzionano con la pioggia. Abbiamo già la casa. No, Cori. Io veramente non so se sto parlando un'altra lingua rispetto a Leo, che evidentemente tirolese non capisce un cazzo, porco due. Cosa? C'è la casa, io ti sto dicendo, allora, che questi strumenti tipo la segheria a due gambe, sì, esatto. Qui gli dobbiamo fare la settoia con il maltempo, quindi li ho coperti per questo, per poter ragazzi, lavorare sotto la ragazzi, pioggia. gli scheletri. Non potevi dirlo prima che la distruggessi? Io credo che questa persona non sopravviva la notte, ve lo dico. Io ho fatto la scalinata per parlare. Ah, ok. Stupida? Ci sono salgo, è il mio turno, è il mio turno. No, prima io, prima io. Giù. Italiani, no. No. No, dai. Allora ragazzi, dovete siamo italiani comunque. Dovete fare un attimo silenzio perché devo parlare. Sto zitto. Volevo dirvi che state facendo tutti un ottimo lavoro. Bravi, il nostro villaggio diventerà il più bello di tutti quanti. Grazie. Viva. Inoltre volevo dire un'altra cosa. Obiettivamente più motivato. Fate tutti la sub al mio canale Twitch. Smettetela, no, al mio. Di ragazzi, sto facendo la default dance, cioè la danza di base. Guarda, Poldo, guarda, salgo io, guarda. Adesso ti faccio vedere quello che sei sentito di quello che facevi te, guarda. Questo sei tu. Incredibile. Questo sei tu. Ma ragazzi, ma... aspetta, allora, perché dietro? Oddio, in una scala da 0 a 10, dove 10 è Xuder, tu sei 9. Io sono Xuder. Non tu, ma... Allora, ragazzi, fermi. Ma voi sapete ragazzi, che amici miei, io tipo rispetto un sacco Xuder. Ogni volta che parla di lei da lui, posso più di buon umore, tipo. Ma infatti, ma che Xuder è fatto? Infatti nessuno me l'ha chiesto, volevo dirlo io per condividere un'informazione. Posso... Allora, io andrò a prendere della pietra, del granito. Chi ha il granito, ragazzi? Me ne serve Lo devo andare pezzi. A prendere. Qualcuno vuole venire con me? Io credo di averne messo parecchio dentro la cassa. Se l'ha inculato qualcuno. Ma se devo prendere delle risorse? Ma messicano, ma rubato il piccone! Lo vado a rubare. Sì, perché gli hai commissionato un lavoro, testa di rapa, esatto. Che non sei altro. Ma io non gli ho commissionato niente, ma ha rubato... Lo ha chiamato commissione di ammazzare adesso sedia. Adesso vado a prendere no, la Meloni no, di Salvini. No. Adesso no, vado a prendere la Meloni di Salvini e torno indietro. Vediamo come se me lo ridà quel piccone. Io vado a prendere un po' di pietra. 3 e 4. La rana serve, lo so che la rana serve, nessuno la sta prendendo. Scusate, perché avete bannato Marinzu dalla chat? Mi sono collegato, mi sono distratto un attimo a seguire il gioco e improvvisamente ho notato che era stata bannata Marinzu. Schifosi ragni di merda. Ok. Allora, eravamo rimasti. Io tecnicamente adesso, se qua mi vado a piare del granito, riesco a... Ok, granito c'è. Madonna, è pieno di granito. Rieccomi più forte di prima. Come mettiamo una bannata? Che è successo? Perché vi è vicino al Vesuvio. Ah, scusatemi. Niente da dire, niente da obiettare. Starò in silenzio. Potenza il villaggio, premi sul totem. Ma fa mock! Ma sto prendendo le risorse! Mamma mia! Poi lo faccio!
Che ci fa la sedia a due gambe là sopra? Riesco a percepire il suo cazzeggio. Pollice in su, che sono in ritardo di 2 o 3 giorni. In che senso il pollice in su? Niente, lascia stare, non ti preoccupare. Pollice in su. Ma che... penso che intendesse la roba di Blur. Ah, non è un lupo o titolone scappa. Va bene, ok, chiaro. Scapperò. Scappa, oh, scappa, guarda quanto granito che viene fuori dai massicci. Amici miei, ciccioli. Ho 35 spaccando, di granito. Spaccando la pietra? Perché? Lo so. Ma questo spaccando la pietra ti dà il granito, giusto? Certo, certo. Ma perché l'hanno chiamato granito e non pietra? Perché... io sento si volevano differenziare da quella scorrere. Poldo. No, ragazzi, poldo, però poldo, mi dovete poldo. Parlare sopra. Poldo, guarda, dimmi. Guarda, Poldo. Che cos'è? Prego, ragazzi, prego, non vi preoccupate. Altra cacca, sì, ne avevo già un sacco. Grazie, sedia, porco. Ma ci sono dei villaggi in giro? Scusa, bro. Ragazzi, ci sono dei villaggi in giro. Ragazzi, non vorrei ma dire... sono buoni? Ma ho fatto un grill. Non lo so. Hai fatto un grill. Bene. Mo te lo vengo a distruggere. Te lo vengo a distruggere perché è la cosa più inutile che potevi fare. Uovo fritto comune consumabile. Ma in realtà è buono il grill. Perché ho fatto il grill? Hai fatto lì grill? No, che stupido. Oh, oh mio Dio. Ragazzi, sto andando nell'altare per parlare. Ah, arrivo. Quanti di voi sono favorevoli all'abbattimento del grill di sedia? Ballino no, la default dance. Ci ho messo tantissimo per farlo. Arrivo la default dance. Dai, trovo. È il mio grill. Ok, 2 su 5, perfetto. No, 3 su 5, 4 su 5. Ti prego, ti prego. Distruggilo! No, aspetta, che prima faccio la mia... cose. No, no, pezzi di merda. Qua il granito. Ecco. Presi il granito. Figli di però puttana. Adesso il granito è nostro. Scusa, sedia, era un po'... Stavo scherzando. Io ho scagliato la prima pietra, però sono colpevole come tutti gli altri. Scusa. Mi hanno distrutto il grill. Adesso piango. Bro, ma io, la mia era una gag. Gli altri hanno completato l'opera. Mi dispiace. Questo è bullismo di granito. Fortnite. Oddio. Berro, mi sono come dichiarato da ragazza, ho molta paura. Sei bravissimo, perché in realtà io ho molta paura prima di dichiararmi una ragazza. Tu l'hai fatto dopo, grazie. Quindi... Grazie davvero. Oh, allora, ragazzi, datemi 4 di granito, per favore, che miglioro il villaggio. Dentro la casa, devi sempre controllare. Dentro la casa c'è del granito, sì, ce ne sono 19. Non me l'ha dato, non devi, tutto il granito, ecco, devo non devi scassare la mia pietra. Ma Berro, anche meno. Hai ragione. Sì, Berro è impazzito. È iniziato l'anno nel migliore dei modi. C'è una cosa da costruire, non capisco più un cazzo. Ragazzi, domanda veloce. Io devo cuocere del cibo. Abbiamo un attrezzo che può farlo? Vaffanculo. Ma ragazzi, ma perché il villaggio di Fango 17 questo? Perché ha messo lui la bandiera. Sono il sindaco. Scoperta di Uombo Poldo. Mi ha fatto dire la parolaccia, ragazzi. Mi ha fatto dire la parolaccia. No. Tetto rustico 04. Che cioè, niente più live di Lion adesso. Che Fortnite. Va bene. Lion, intendendo di Leone? Leone, sì, sì, scusate. Si è addormentato e... Smeraldo, tutto bene? Smeraldo comunque è terribile. Andrea Poldino. Smeraldo, sì. Allora, Poldo... Chi sta dormendo? Ah, Emeraldo, aspettate che vado a svegliare Emeraldo. Poldo, 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 Poldo. Shadafo, ecco! Ovra di Nagira scuola! Allora, dicevi, poi, dato che tu sei tipo nel pieno dei tuoi 20 anni e vivi anche da solo, la tua marca di pizze surgelate preferita? È Cameo. Cameo. Ha detto Cameo. Di solito, tipo, quando ero giovane io, il Cameo era un'ospitata che tu facevi nei canali altrui. Oggi è una marca di pizza, capito? Vabbè, vero. Quindi? Ma in realtà... Si chiama Cameo. Cosa si chiama Cameo? Ed è anche tipo una delle marche più famose che abbiamo in Italia. Posso mangiare. Sti prodotti. Mi però il naso ho da allora. Controbattere Poldo, mi dispiace. Vai, qual è la pizza preferita surgelata? La mia pizza preferita surgelata è la numero uno. La numero uno, così. Ma si chiama numero uno, che vi devo dire? Ok. Se l'ha inventata. Ai miei tempi il numero uno era Francesco Totti, adesso è una pizza. No, infatti c'è la faccia di Totti sulla confezione. Non è la vero. Cameo c'è da prima di noi. La prenderei subito. Non credo proprio. Non credo ragazzi, proprio. ragazzi, allora... Io lo sto rifacendo, vi prego, non distruggete il grill. Per favore. Io ho bisogno per cucinare del cibo. Allora, noi andremo a fare una votazione su questa cosa e poi ti faremo ma sapere. Ma che palle, Dio santo. No, ragazzi, mi stanno ammazzando i ragni. Ragazzi, mi stanno ammazzando le pannocchie. Aiuto. Non mi fate questo, ragazzi. Io veramente poche cose mi piacciono nella ragazzi, vita. Ragazzi, ma guardate che uovo gigante in mano Berro. Ma
Ho accarezzato un'intera gallina per farmi arrivare. Madonna, che gallina. Ma che gallina era? Non lo so, è enorme. Si può rompere? Oh! Oh! Ho un enorme uovo pacco fritto per sedia. Allora, io non ho idea per quale motivo, ma servono due uova fritte per fare un uovo. Cioè, due uova per fare un uovo fritto. Ha senso? Sedia? Cioè, lo vuoi dire informazioni mentre non si può dire che servono due uova per fare un uovo fritto. Cioè, dici un uovo fritto, ricetta, sedia. Servono due uova. Ma perché? Dov'è Leo? Sono al villaggio. Ma io ti vedo portare il niente. Oddio, è un enorme pacco. Ragazzi, perché in chat mi state dicendo che sono uno stronzo? Come vi permettete? È una di quelle cose Non ho detto nulla, non ho detto. Oh, mi ha chiamato coglione. Io aiuto, ragazzi, aiuto. Ragazzi, ho migliorato il villaggio. Ciotole e cucchiai. Non c'era niente dentro. Abbiamo sbloccato le ciotole e i cucchiai. Tagliere bianco. Perché bianco? Ragazzi, ragazzi, mi hanno annientato. Che succede? È uscito un ragno golem e mi ha lanciato una pietra. Perché non sei gaming? Ah. Io prima l'ho ucciso il ragno golem. Anch'io l'ho ucciso prima. Sedia, ragazzi, sedia, sedia. Il pacco è sparito, non so che è successo. Sedia, ti sto portando un regalo. Come? Dove cazzo è il mio zaino? Sedia, ti sto portando un regalo, guarda. Mi ha portato un'enorme palla. Eccola, eccola. No, il cazzo! Partito. Ecco. Allora, aspetta. Wow. No, bellissima troia. Ma è gigante. No, ragazzi, non vado a cercare un altro. C'è un badile, lo voglio. Quanto fa 26x4? Badile, badile è un paese, provincia di Milano. Vabbè, il piccone si è rotto perché si è rotto il piccone. Ragazzi, latte. Questo qui sarà il mio nuovo cucciolo dentro casa. Verga di legno e assi, tre verga. Ha detto verga. Allora, il coso è qua. Quanta cacca? Ma serve a qualcosa la cacca? Vabbè, io vado a prendere intanto quello. Quale dei due è il mio zaino? È quello là o quello là sotto? Mi sembra quello là sotto, però questo cos'è? Guarda il cielo, no, sta per piovere. Più uno di lana, non si sa perché. Quello è il mio zaino, tecnicamente. Però ora sta piovendo, no, morirò di freddo. Cosa cazzo è stato sto suono? Ok, ho di nuovo il mio zaino. Tempo di tornare dai miei amici. Inizio un confronto politico. Va bene. Vado. Fatti un piccone. No. Cosa sta succedendo? Ragazzi, ci sono troppi fulmini. Ho lasciato BS. Perfetto. No, ragazzi, ci sono troppi fulmini. Scappate! Ragazzi, io sto facendo un badile. Non mi interrompete, per favore. Ma è letteralmente appena scoppiato un fulmine qua. Non mi interessa proprio niente dei vostri problemi personali. Ma stanno cadendo i fulmini, rincoglionito. Attenti, non me ne importa, ragazzi. Niente, lasciatemi in pace. Io e il altro vorrei, ragazzi, allerta meteo. Che tu ci indicassi precisamente dove sta scritto che questo è un problema nostro. Ecco, allerta meteo, ragazzi. Eccomi. Tutti dentro. Ragazzi, casa. Io sto le chiudo. No, le palle. Ragazzi, state aspetta, sotto gli alberi, io ti racconto questa cosa, mi fa da parafulmine. Eccoci. Per favore, intemperie, colpiscimi. Voglio vedere se questa cosa mi protegge dai fulmini. Oddio, guarda, sedia, siamo due palle. No, ragazzi, ho rotto la casa, mi sa. No, ma perché sei così un bagaglio? Ho buco la casa. Ciao, persone che stanno mettendo i follow. Cioè. Ma è già passato. Long live the king. Ma a che serve il badile, scusatemi? Ah, ragazzi, parla con Sermento. Ragazzi, mi scrivono in chat. State attenti ai fulmini perché sono attratti da voi in quanto siete tutti attraenti. Oh, okay. Io lancio via. Okay, oddio. Oh, prendilo. No, mi toglie da sotto. Possiamo provare a salire sulla palla? Parla con Bombarola Lucente. Chi cazzo è? Vostra è lei, amica? È lei. Oddio, piacere ma sta di conoscerti. Poldo, vieni Poldo, a vivere Poldo, nel Poldo. Mio villaggio. Oh, dimmi. Sali su questa. Il tuo villaggio è carino, ma senza un letto, come faccio a restare qui? No, non ce la fai. Cazzo! Sì, ma è una femmina? No! È una femmina, ho invitato a silenzio, Sedia! A costruire un letto sarà mia, silenzio. Sedia ha spaccato la casa. Ma come cazzo ti permetti? Allora, io mi faccio la mia casa. Prendi questo. Io mi farò la mia casetta. Va bene. Sedie, panche, superfici neanche.
Leo ed Emerald stanno litigando, ma è stato Sedia a spaccare la casa. Non è vero. Falso. Ma era Emerald con la palla, l'ho visto. Non è stato Sedia. Pezzo di merda. Emerald è arrivato dopo. Pezzo di merda. Ma come ti permetti? Io non ho detto nulla, sto solo alimentando il fuoco che c'è dentro di Leo. Ah, ecco. Allora, io mi farò questa io casa. Allora. Fortino su Fortnite, questa è la, la cosina stasera. La muro cosa del stasera. Fortnino. Fortino. Come si fa il fortino? Ah no, questo è il forte. Bisogna fare. Questo è il mio letto. Ok. Pavimenti. Fondamenta. Fondamenta prima. Ma Leo, ma stai distruggendo tutto? Sì, perché c'era la porta sbagliata. Allora, io farò le mie fondamenta, ragazzi. Che vi piaccia o non vi piaccia. Ora faccio la mia casetta. Ok. E la faccio strategicamente la sua casetta e basta, tipo? Sì, io voglio fare mia. La mia casa. No, la farò strategicamente vicino alla come si chiama, la scala della parola. Ragazzi, giusto per avere ognuno delle delle mansioni, casa di Sedia sarà il bagno per tutti. No, no, ragazzi, no, 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 sbagliato. No. Io sto cioè allora perdonatemi, per costruire io cosa devo fare? Coi pugni. Cioè come devo fare per costruire quei progetti, perdonatemi. Parti da costruzione, pavimenti, fondamenta, scale. O da solo quei progetti già fatti. Dove sono? Ah, costruzioni. Capanno capi, capanno doppio. Casotto, vai, facciamoci il casotto di fieno. Io abiterò qui. Ho deciso che casa mia sarà vicino. Deciso che casa mia sarà qua. Ho deciso che casa mia sarà qua. Ok. Inizia a costruire. Ah, e lo devo mettere qua. Come si fa a costruire? Ah, così. Perfetto. Fase 1 su 9 completata. Ora devo fare questo. E come si costruisce? Sì, sì, con le mani, hai ragione. Che architetto professionista? No, voglio, come cazzo si fa, mo? Ah, angolo o pilastro di tronchi? No, facciamo l'angolo. No, ragazzi, voglio, sono un ingegnere. Pazzesco. Berro Fronzo, sei uno eccolo, stupido. Eccolo, è tornato. Cos'è che sono, Poldo? Poldo si è offeso. No, ero mutato perché stavo facendo un bordello assurdo. Dovevo tentare di costruire. Dicevate? Ah, quindi anche tu hai il problema di finire le frasi, eh. Allora, andiamo un'altra porta qua. Bancone tradizionale, bancone d'angolo, ecco. Illuminazione, lieta. Cos'è che vi serviva, ragazzi, da me? Porca Madoro. No, Berro Fronzo, su. Madoro, è giusto. Ma perché i miei pavimenti non si allineano con le cose? Perché è un esterno. Devi mettere la modalità allineamento, c'è una modalità apposta. Non sto scherzando. Modalità allineamento, tieni premuto. Allora. Ma tu pensi che Berro sia un baboon? Ma te l'assicuro che... No, no, Berro, tu sei... Allora, modalità allineamento. Ah, devo metterlo qua, questo. Come si mette la modalità allineamento? Okay, c'è cioè, un costante, c'è scritto in giro. Ma c'è scritto, tieni premuto. Allora, dobbiamo fare... Il mio letto. Allora, così. Allora, oh, mi è entrato un orso orgasmando in casa! Cosa? Che schifo! Ma che vuol dire? Leo, dove sei? Tutto bene. Allora, io... È entrato in casa mia, fatto. Disgustoso, veramente disgustoso. Veramente disgustoso. Ma che schifo. Non lo so perché, ma ve lo giuro. Allora, casa mia sarà questo. Ragazzi, ma io perché non trovo una porta? Questa non è casa mia. Questa è una cosa. Ragazzi, ho invitato la femmina dentro il nostro villaggio. Angolo di tronco. Ma non ci hai chiesto neanche il permesso. Esattamente. Ma infatti, lo devo chiedere a lei, mica a te. Cazzo, cos'è un oggetto? Oddio, ragazzi, fermi tutti. Che c'è che sta? Che sì, vieni qua. Esprimi la tua preoccupazione. Aspetta. No, ho bisogno di assi di legno. Devi farle con la segheria. La wow, che lucente. Bella la casa mia. È un quadrato. E se mentre da fieno dorme tipo su un letto con un pavimento e una parete, ma manca il soffitto. Cioè, sembra la casa di Sedia e Poldo, cazzo. Oh, non dire male alla mia casetta, io sono un tipo rustico. Ma tipo rustico che vuol dire, scusami? Capito, il rustico quello che si fa con la sfoglia. Quando lo dici tu, sono un tipo rustico. Ah, ok.
Ti piacciono come le cose avere le design. Sono un designer, ragazzi, sono un designer. Si dice un progettatore visivo. Ah, è vero, scusatemi. Progettatore. No, non è vero, non si dice così. Allora. Tetto rustico. Scusate, ma perché quando prendo a picconate un albero poi esplode? Allora, segna, guarda qua sopra, vieni. Aspetta un attimo che devo fare il mio, devo mettere il tetto rustico. Senti un attimo, Emerald. Dimmi, sono io, Emerald. Sì, lo so. Tu prima avevi detto che stavi tipo cercando delle assi. E forse perché stavi migliorando il tuo villaggio? Sì, è una sedia, guarda. Quindi vuoi che io ti aiuti a prendere del legno storto? Ha due gambe, guarda. Beh, oddio, più o meno. Quattro villaggio gambe, di fango 17. Hai sentito, Eme? Sì, no. Sì, no, ok. 17. Cioè, vuol dire che non mi hai sentito oppure che non hai detto di no a quello che io ti ho chiesto? Ripeti, Verro, ripeti. Vuoi che io ti aiuti ad andare nelle caverne a prendere il legno storto, come cazzo si chiama? Ah, no, io sono ancora qui al villaggio, però possiamo andarci insieme tutti quanti. Possiamo, perché dice che hai bisogno del legno torto per migliorare il villaggio. Ci sono i dungeon, ragazzi. Sì. A quanto parece. L'ascia si usa per l'albero e il piccone per le rocce. Ah, ok. Cazzo, che forti che sono i Vievers. Non lo sapevo. Devi insultarli, scusami. Sono fortissimi, infatti. Ma perché devi prendere tutto quello che dico come ironico? Devi fare l'intellettuale solo perché tu sai giocare ai giochi coi cavalieri. Ma io non sono mica uno Dumas che tutto quanto quello che dico è ironico, cazzo. Io dicevo sul serio. I giochi di cavalieri. Tipo Dark Souls, Dungeons and Dragons e queste cose. Ah, di legno. Io non mi fiderei di nessuno che non gioca a Barrowfront. Che non gioca a Berro Frodo. C'è il danno da caduta in questo gioco? Domanda. Non lo so. Bene, lo scopriremo presto. Vado nella cima. Come della si fa torre più alta su sto gioco? Allora, mi sto facendo la verga. Ah, che ficata, ci sono gli scheletrazzi. Aia, che male che fanno. Ma io sono più forte. Io ho il potere del gaming. Madonna, sei estremamente didascalico oggi. Stai annunciando tutto quello che stai facendo. È questo che fanno gli youtuber giovani come te, no? No. Non come me. Non come okay, me. Ok, parli tutto troppo, quello che devi smetterla. Adesso ragazzi faremo una cazzo di chest. Dimmi. Si dice cazzo. Sono pieno di verde. Ecco. Allora, il tetto è uscito abbastanza bene, ve lo devo dire. Leo, guarda. Leo, scusa. Storto. Scusa, mi puoi dare una mano? Qui. Allora, ho un problema alla prostata, puoi controllare. Aspetta due secondi. Bene ragazzi, ora visiteremo questo. Oddio, no, si sono messi a ballare tutti. Abbandonato alla ricerca di risorse sconosciute. Ragazzi, ma perché c'è una linea che contraddistingue Aiuto! Aiuto! Io ragazzi. L'esame della prostata è finito in un balletto assurdo. Siamo tutti sincronizzati. Esame della prostata passato. No. Grazie ragazzi, è il tuo turno. Anch'io, come vai, si fa? Cosa? Come si fa? Piegati con la C. Facciamo tutti culetto, guarda. Vai. Ok. Ok, vado. Spada. Oh, palletto. Godo. Esame della prostata passato. Passato, ragazzi. Non lo so cosa stai guardando, Cookie, è davvero. Ragazzi, guardate la mia casetta. Ma serve questa cesta piena di dinamite, ragazzi? Cosa? No, portala qui, vieni qui. Entra qua dentro. E qua dentro? Sì, sì, ecco, metti qui. Ci andiamo a fare tipo un dungeon. Vai, lasciala. Sì. Come si fa a lasciare quella? Eccolo qua. Come si fa il letto, ragazzi? Come penso che funziona così. No. Non costruire nessuno ragazzi. No ragazzi, siete dei pezzi di merda infami. Non ci posso credere. Legno. Mi hanno ammazzato e mi hanno distrutto casa. Questo non c'è. No. Ma io volevo farvi un regalo. Perché hai dovuto utilizzare il mio regalo in modo bellico? No, io volevo soltanto posare. Ah certo. No. Questo non eri familiare con questo tasto che si chiama questo... E, che di solito è anche mi hanno, tasto mi hanno distrutto la facciata, sì, esatto, di casa mia. Com'è successo? Gli hanno sparato una bomba. Mi hanno scattato ma vi rendete conto? Dov'è la mia roba? Mi avete pure prima rubato la roba, ma siete dei prima il grill e ora la casa. La sedia a due gambe non potrà mai aver pace in vita sua. Io mi metto ragazzi, come si suol dire, premete la lettera F in chat. E smasciate like. Allora, comunque, io sono triste. Dov'è la mia roba adesso? Non ho più nulla. Dovrebbe esserci. No, ragazzi, poveri. Quasi dove mi siete morti? Dovrebbe esserci il vostro cazzo di. No, come si dice di Zyro? Esatto. Non è che Emerald si è preso tutto? Sono io. Sì, può sono essere io, che Emerald si sia ciulato anche l'aria che respirava sedia, sì. No, raga, non ho preso nulla io. Secondo me sono roba. Già.
Dopo che siete morti in due, io ho visto che c'erano due zainetti. Non gli ho raccolti. Mi serve la segheria, te ne vai a fare culo. Ma stavo usando io. Siete dei pezzi di merda. Scusami, sono un falegname. No, no. Senti, per favore, non fare così. No, no, no. No, dai. Questo dai. Non si fa ai veri amici. No, no, no. Ma i colleghi io sì. No. Mi fai usare la segheria, stronzo trentino. Se vuoi, mi farò la casa più bella del mondo e voi potrete trentino. Solo sucarmi io, le palle. Io, okay. Raccogli mais. Vabbè, ma... un falegname va così a un negozio e dice vorrei questa camicia. Chatt, come e la, come se dice che taglia e lui risponde legna. Ragazzi, possiamo cacciare Leo alla fine? Non lo so. No, secondo me cacciare è una cosa troppo pacifica. No, però io prima ho craftato delle verghe di legno, me le dai? Ho costruito, non craftato. Che Leo, cazzarola sei le mie verghe di legno, me le dai? Oh, cazzo! Sì. Che palle, c'è di nuovo quel cacchio di... È bastato poco. Sì, sì, grazie. Ok. Cuccia mia minchia. Aia, come si fa? Come si prende? Grazie. Allora, ora mi posso fare una spada, giusto? Tutta questa violenza. Spada corta, credo. Io credo che così questo mostro difendere... comunque sia troppo pesante per me, ma... Sedia, mi sono fatto una spada per difendere casa tua. Vuoi parlare dei tuoi problemi di... Okay. Di dipendenza adesso? Ma... No, ho sbagliato, ho sbagliato. Ah, vabbè, no, ma te sei troppo veloce. Smettetela. No, 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 Leo ha ballato per sbaglio. Certo, sei andato via. Smette, tornate a lavorare, deficienti. Leo ha ballato per sbaglio e tutti i lavoratori del villaggio si sono messi a ballare. Non mi fare una cosa corretta. Ma cosa è quella roba lì? Ti porta una lama. Sedia, patatino, tutto bene? No, sono profondamente triste. Tamalo, picchio. Cazzo, che grosso che è. Orco no, due. Ma che stai facendo? Sto picchiando il cazzo di cupo. Ma no, è troppo grosso. Ma non è vero, basta fare del gaming. Latte e biscotti a quest'ora. Ma io non ho strumenti. No, non posso inviarti la richiesta di amicizia, mi dispiace. Anche se volessi. Intanto grazie a Il Capitano per il terzo mese, grazie a Samuelino per il secondo, a Eli 2 milioni per il 35esimo mese, al Mitch 325 per il quinto mese. Un polletto. Pet. Voglio coccolarti, stronzo di merda, polletto del cazzo, ti faccio i chicken nuggets. Pet. Ma dato l'ovetto, godo. Allora, ho 10 di legno con cui mi costruirò il letto. Da mettere dentro la casa. E con un mob ciao ostile. Emerald. Premere control può aiutarti a no, schivare. Cosa hai fatto a casa di Sedia? No, dovevo difenderla. No, cosa gli hai fatto? No, io stavo sentendo adesso la rubrica del gaming. Adesso ora per entrare dentro casa di Sedia deve passare da casa mia e buttarsi dentro. Siete dei figli di puttana. Deve pagare il pedaggio. Allora, Sedia, purtroppo è apparsa una muraglia cinese intorno a casa tua. No. Che impedisce l'entrata. Un mob, un mostro, è vero, è vero. Allora, sentite, io adesso sto tornando dal mio viaggio. Okay. Meglio che le vostre marachelle le abbiate messe a posto, perché non sarò impietosito dalle vostre cose. Okay. Non so perché, non sarò incline a sopportare le vostre dabbenaggini. Grazie. Grazie della sala. Non so, ragazzi, ho il devoto Oli sulle gambe, sto trovando nuove cose da dire ogni volta che Sedia apre bocca. Allora. Perfetto, Sedia. Io volevo ampliarmi casa. Adesso casa tua, ci puoi entrare. Vedi, Sedia? Ti piace? Aspetta. Ciao, Cabal. Ragazzi, potrei essere incline ad azioni violente. Quindi sì, salve, meglio chi che è lei? voi abbiate fatto. Salve, io volevo sapere se è possibile visitare questo amusement park. No. Purtroppo al momento il proprietario questo non è in casa, quindi dire? Deve sì, uscire immediatamente dalla proprietà. Io sono fuori presto. Dalla proprietà, appunto. Ma grazie. Che cazzo salve, l'avete combinato? Io... No, guardi, si allontani dalla casa del mio cliente. Lei chi è? Come si chiama? Io sono il padrone della casa. Ah, salve. Ma ha dei documenti con sé? Ma le mie palle sono i documenti. Come faccio a saperlo? Va bene, distruggiamo la casa. Guarda le figli con quella. Mi metto, guarda. Pronto? Mi ha chiamato un numero. Non lo so.
Non mi chiama mai nessuno al telefono. Ho risposto perché non mi chiama mai nessuno. Mi sto immaginando la sedia. No, ho sbagliato. Gli appoggia lo scroto sulla scrivania. No, guardate, sono gli slaggor. Okay. Va bene, abbatto questa casa adesso. No, questa è casa mia, fermati, no! Ma tu non sai prendere le critiche, però, Andiamo, allora, ragazzi, oggi su Lego Fortnite Emerald mi ha fatto una sega e abbiamo visto un concerto degli Slugger. No, adesso non si può più entrare a casa di Emma. Che schifo. No, ragazzi. Ragazzi, siete disgustosi, no. Sappiamo. Io, ragazzi, l'ho pagato l'IMU, dai. Se l'hai pagato da dove? Io mettendogli lo scroto sulla scrivania. Sì, perché non si fa così. No, sì, mi ha detto per la sedia di sì. Oddio, una sedia. Notai, ci sono stato solo una volta per comprare casa. Mi ha cercato le palle. Mi ha fatto il check del balls. Check in balls. Testicular check. Ragazzi, yeah. Ragazzi, andiamo all'avventura, preparatevi. E la spada e lo scudo, mi raccomando. Ma stai scherzando? Ma non c'è la spada. C'è la spada? Lo scudo non si può fare, c'è da fare ti serve il tornio. Il tornio, what the fuck? Come si fa lo spagatore? Tornio? Lo spagatore, cos'è quello no, lì? No, un attimo. No, tornio è una parola italiana, in teoria. È l'arcolaio? L'arcolaio, lui. Allora faccio tre. No, non lo possiamo fare, è vero. Vabbè, facciamo solo di spada. Che si va a fare la spesa, no? Scusa, vado e tornio. Madonna, berro fronzo, mi batterò affinché tu non possa mai più partecipare a un evento con te, però non ti piace, di comic italiano. Ragazzi, come al solito, anche questa sera i Los Hermanos si fanno riconoscere. No, allora, sono ragazzi, sciolti. Andiamo, ci sono, vaffanculo. Sali sopra, guarda, sali sopra. Sono sopra. Sei già sopra? Sì, vuoi fare una gag, vero? Mi preparo. No! Giuro che non mi sono fatto niente. No, la adesso casa di sedia come di cazzo nuovo la trasporti questa. No, cosa. Casa di sedia, non mi ciulate. Non so come si sentono a Pisa, ragazzi. Guardate che bello, porco due. Ma che cazzo è tutto? Adesso si può entrare a casa. Mi sono girato un attimo. Però guarda, si entra perfettamente a casa tua. Io direi che questa cosa si entra. Adesso, onestamente, a me piace. Da un senso di moderno alla città. Allora, andiamo al dungeon. Aspetta un attimo, andiamo. Devo vedere casa. Ah, ok, perfetto. Devo farmi un attimo un picone. Un picone. Cigarra e picone. Sì. Allora. Anzi, Poldo, smettila, Poldo, non sei carino, sei inquietante, basta. Artiglio del lupo. Porco due. Ma che cosa vuoi? Ma smettila. Ah, c'era qua una blueprints. Okay. Scusa, nell'attesa puoi fare un altro sistema di scale da abbattere a casa di sedia? No, ragazzi. Datemi del legno al volo, per favore. No. No, ragazzi, non vi faccio entrare. Tu anche voglio. No, è entrato. C'è un altro oggetto di intralcio. Cos'è? Ragazzi. No. Oddio. Ora metto un. Ho finito il legno, vaffanculo. Okay. Devi mettere il cancello? Chat, non ce la faccio più. Ah, lui non può. Io, okay. Come cacchio? Posso aiutarvi, ragazzi? Un episodio su YouTube di cosa, Siv? Di gaming? Io credo di aver trovato il mio ruolo all'interno dei Los Hermanos, ovvero offrire il supporto psicologico quando uno dei tre è tipo stanco delle cagate aspetta degli altri. Aspetta un attimo, Leo. Se ti puoi cortesemente... Okay. No. Da dove inizia il sofisticato? Chi è questo? Ragazzi, ma adesso dove si parla? Andiamo a esplorare? Sì, sto facendo un'altra cesta per mettere tutta la mia merda. Esploroni? Questa live è tipo un incubo febbrile. Ragazzi, sì, io esatto. ho boxato Berro. Perché devi fare ste cagate? Nel box. Sei finito nel box. Indietro, Berro, cortesemente, grazie. Sì, non posso perché sto guardando la segheria assi, quindi... No, senti, ha spaccato le scale. Ho spaccato le prime scale. Ecco. Sì, se non va bene così, va bene. È un livello di parkour, sì. La gente rimane più sui video. No! Ah, siete cascati dentro. Allora, è la trappola del signor S. E adesso cosa farete? Scappare. Crouchati. No, ragazzi, costruitegli intorno. Ma sei arrivato in cima, Emerald? Crouchati, Berro. Inchinati. E come si fa? Accovacciati. Eccoti. Sì.
Costruite gli intorno. Ti devo salire in schiena la schiena. Oh, ok. Niente. Facciamo un'idea. Ragazzi, era a crouchare permanentemente. Perché no. Io sto schivando. No! Fuga! Grazie. Oh, porco due. Oh. Andiamo a esplorare. No, ma sì, ragazzi, andiamo. Andiamo. È meraviglioso. Ah, è così notte. Forse è meglio dormire. Aspetta, devo infatti do il letto il gioco. Io non ho neanche la porta di casa, se per questo. Madonna santa. Ci sono tre letti che potete rubare ai pillager. Ai villager, vero? No, pezzo, non vuoi. Di merda. Mi si è rotta la cena, bastardo. Grazie Noob per aver regalato la stampone di caga. Grazie di cuore. Grazie a Gyofer1, grazie del Prime. Quante sub siamo? Un attimo che sto culo. Facendo il ciao letto. Utente. Guarda che mi guardo dentro. No, come letto di semente da fieno? No, è il mio letto, l'ho messo io. Devi andare sopra il letto di semente da fieno. Grazie Panna Cotta per la sub regalata, Mr. Pandix. Ciao belli, benvenuti. Tro sempre, quasi. No. La torcia è quella della mano sinistra. Faccio e poi lo controscasco. Posta in mano secondaria. Game. L'ho letto. Allora. E da qui faccio la mia ascia. Ma porca Eva, io non riesco a capire questa cosa. Non riesco a essere padrone di niente in questo posto di merda. Padrone di niente. Perfetto, vai. Si può skip. Ti ho spaccato lo zaino di semente di ferro. Con padrone di niente salvo di nessuno. Vero. Mi puoi ricraftare quel giochino che hai craftato prima? Sentite, ragazzi, tanto non si può skippare. Andiamo all'avventura. Andiamo, va bene. Ecco, grazie. Dove andiamo? Seguitemi, ci penso io. Vai, ci sono, ti ascoltate, seguo. Posso tipo avere uno strumento là che avete detto che si può fare una spada, non so. Sì, devi andare alla crafting. A 5 verghe di legno, all'anima dello stracazzo in culo. Arrivo. Le fai nella segheria. Arrivo, un secondo, sì, ci sono. Sì, ma ci mette 6 anni, io ed Emerald siamo già partiti all'avventura. No, ragazzi, se volete andate avanti mentre io arrivo, devo prendere tutto. Ragazzi, stiamo andando all'avventura. Dove state? Ah, eccoti. Stanno andando all'avventura, veloci. Sì, ma è notte, andiamo a sto punto aspettiamo la mattina. Oltre i cieli della... No, già ci sono i ragni. No, è più bello di notte, così poi c'hai il content per il video. No, l'ho one-shotato. No, poi non si vede nulla, bro, lo sai che dobbiamo saturare tutto. Esatto, tocca mettere la luminosità, come fanno certi youtuber che si vede veramente tutto bianchissimo. Aumenta la luminosità. Porca troia, Lucifer. Mi dispiace. Ragazzi, io ho le torce, se volete. Pure io. Chi manca? Solo Berlo Flonto? Wow, bello. Sì, io mi sto facendo i miei strumenti. Se volete andate avanti, io appena ho craftato spada. Perché tu c'hai tutte queste emote delle cose? Appena ho fatto scala e scudo ci sono. Notte d'amore, scudo non lo puoi non fare, credo, ci vuole troppo. Fai solo la spada, bro. Andiamo. No. Dio, si fa la spada con il pisello da lavoro, giusto? Ma c'è la luna! Andiamo. No, seguitemi, io so dove andare. Vai. Seguiamolo. Erro, stiamo andando. Skibidi toilet. Va bene. Skibidi toilet. Non stai, basta, skibidi toilet è passato di moda, santo Dio. No, di raggi. Adesso qual è il nuovo modo di YouTube Kids, no, raga? Non c'è una... credo sia Digital ancora Circus. FNAF. Ancora, mamma mia. Ancora. Guardate cosa ho trovato, ragazzi. C'è un lupo, attenti, c'è un lupo. Possiamo attaccarlo? Allora, crouchate ed entrate nel... figlio di puttana. Ah, possiamo entrare, basta. Entra, io sto entrando il lupo. Wow, Fortnite. Sono entrato. Fortnite. Letteralmente quando mettono una telecameria per la colonoscopia. Sì, la scena di Death Stranding quando c'è il bambino che fa. C'è una chest. Come arriviamo sulla chest? Qualcuno di voi ha legno per salire? Legno. Attenti, attenzione, raga. Comunque letteralmente leggo Indiana Jones adesso. Sì. Senza la parte divertente, eh? Questo forse è legno. Allora, innanzitutto non vedo perché tu devi sputare nel piatto dove mangi, perché lo sai che Epic Games ci ha pagato tutti per questa live. Non è vero, non ci ha pagato niente. Aspetta. Non è... No, Poldo, hanno pagato solo nei quattro? No, Poldo di merda. Il cachet di loro quattro va a Poldo. Era così che hanno detto. Ragazzi, ci sono gli scheletri, mi serve una mano! Ma che state facendo? Non vi do i soldi di Epic Games dopo! No, dacci i nostri V-Bucks. V-Bucks. Adoro okay. I V-Bucks io. Sono... Preso. Dobbiamo andare persona. In profondità? Sium. Allora mi si è già rotto. No, guardate ogni tipo qualcosa. Di risorse naturalmente. Cioè, è incredibile. Ciao, Berro Froso. Eccoci qua. Buongiorno. Aiuto! Wow!
No, ragazzi, siamo la squadra del... Siamo una squadra... Ragazzi, ma a sto punto giocavamo a... Come si chiama? Deep Rock Galactic. Minecraft. I nani. Distruggiamo questo? Ma questa è acqua, ragazzi. Non avevo percepito. Sium. Ma... è la prima volta che un gamer tocca l'acqua. State attenti. No. Io non ho una spada. Una cesta. Codo, prendo tutto. C'è dentro una spada? Prendi mucchio. Menalo. Frecce. Dai. Chiudilo solo perché è diverso da noi. Veloce. Questo cos'è? Ti banno dal mondo. No. Fucking bannare dal mondo. Gaming. Ok. Allora, devo evitare le... Oh no. No, che raga, non posso spaccare nulla. Io. È morto sedia, ragazzi. Sedia. Bro, ma dai, ma se eravamo appena entrati. Io ho rubato la roba. Ragazzi, l'ho detto. Sì, sono morto su Lego Fortnite. Come potete che urli così? Sono morto. Potete per caso aspettarmi e non rubarmi la roba per caso? Se l'ha già presa Emerald 3 secondi troia, ma ogni dopo volta che sei morto. Hai in mente il meme? Le mani pelose, Emerald. Cioè, le mani pelose. Io cioè, un Emerald badile. Cade a, non ha aspettato neanche la regola dei 5 secondi per prenderti tutto. Cioè, praticamente sì. Cioè, io, sta ancora ragazzi, il mio sudore su quella roba. Io sono ho passato e ho sucato tutto. Propulsore piccolo. Puoi fare ragazzi, il potete aspettarmi, sto arrivando. Non voglio perdermi, è tutto buio. Io sono solo e non ho più il mio equipaggiamento perché quel bastardo mi fa mettere. Io sto disperatamente cercando del legno. Allora. Sì. Allora. Sì. Qualcuno allora. Grazie, noob, per la sub regalata a Fortnite. Ti ringrazio per il pensiero. Grazie di cuore per aver regalato questa sub. Grazie di cuore, bro. Grazie di cuore per la sub regalata. Spero che Fortnite la possa apprezzare come l'apprezziamo tutti noi. Ecco, quindi grazie davvero di cuore. Grazie di cuore. Zero la Emerald, rivoglio la mia roba. Io. Ciao. Prima chiedi scusa alla Sicilia. No, non cos'è che ha detto sulla Sicilia? Ha detto che siamo terroni, che rubiamo le robe. Veramente, l'ha quindi? Detto? E qua, wow. appunto. Qua dobbiamo insegnare il rispetto, vieni qua. Dammi le mie... Ma mi hai rubato le cose, no. Cioè, tu stai contribuendo a uno stereotipo negativo della tua terra e devi per forza... Io non ho già visto niente, mi dispiace. Non ho visto niente, prendi quel piccone. Ma è pure rotto. Ma prendi questa pala. Ma che me ne no, ragazzi, ci sono gli scorpioni. Cosa? Dove sono gli scorpioni? Sono sotto, fanno un male cane, ragazzi. Oddio, a me piacciono gli scorpion. Mi avete dato due piccoli. Ragazzi, venite da me, vi prego. Ehi, Paolo Fox mi ha detto che c'ho fortuna con gli scorpioni. Dove siete? Dove sta? Che ragazzi, state facendo? Io non ho più la mia spada. È morto. Ho ciulato tutto quello che... Oh, il mio zaino è sparito nel momento in cui sono caduto. Ho sbagliato perché dovevo... perdonami. Ah, non e adesso chi gli ha rubato, eh? Ah, aiuto, ragazzi. Aiuto. In mia difesa aiuto. Come sarebbe la difesa questa? Ok. Allora Leo devi appena torni ti ridò un po' della tua... A me basta di avere la blaster e la spada. Ma adesso come faccio a capire qual è la mia roba e qual è la tua? Ah, è vero, io non ce l'avevo. Questo cos'è? Vabbè, questo è materiale? Facile, la mia è quella. Dai, va bene. Va bene, dai. Allora io ti do un paio di robe, sedia. Ok. Ho ciulato una balestra, godo. No, è mia. No, mi hai ciulato la balestra. Chi mi ha ciulato la balestra? Pezzi di merda infami. È mia la balestra, non è neanche tua. Ma non è vero, ma non ero neanche. Ma tu non sei qui, scusami. Ma sì, scusa, la mia ragazzi, ma qui è pieno di scorpioni. È pieno di scorpioni, state attenti. Andiamo. State attenti, ragazzi. È pieno di scorpioni, ragazzi. State attenti. Ridatemi la roba. Dove siete? Fermi. Dove sei? Vieni qua, dove stai? Ti ridò tutta la roba. Devo arrivare da voi, non so come si fa. C'è la cosa della Mapas. Porco due. Ragazzi, state attenti che gli scorpioni fanno un male cane. Wow, bravo. Un
piccolo leggendario. Attento, 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 Sedia. C'è quel coso. Aiuto, scappati, aiuto, lancia il sasso, ti one shot, scappate. Sasso, sasso, sasso. Non ho nulla, non ho nulla, c'è la sedia. Un attimo, un momento. Non sale, guarda. Non sale la mia palestra, è mia la palestra. No, sto usando nessuna palestra. Allora, questa spara, la parte della roba è tua. Ma dov'è Berro Fronzo, ragazzi? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sì. La mia palestra. 50 cose. Ragazzi, è salito! Aiuto! 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 Basta ammazzarlo, guarda, vedi? Vedi? È difficile? Sì. Gli sparo! Leo, ti ho buttato tutta la tua roba. Vengo a prendere, scusa, sto facendo ammazzato, ok. Un crimine d'odio. È stato più facile del previsto. Attenti agli scorpioni, ragazzi, perché fanno un male cane. Avevo più roba. Tieni, prenditela. Uno, due. Ma fa il suono di Fortnite quando lo... No, ma l'hanno copiato da Fortnite. No, sono caduto, ragazzi, aiuto. L'hanno copiato. Io voglio una tosse. Ma secondo voi è Fortnite che ha copiato Minecraft o Lego che ha copiato Fortnite? Andiamo. Ma io non posso... E mi prova a minare. Io Mamino. No, ragazzi, è pieno di scorpioni. Attenti, attenti. No, ragazzi. C'è il coso che è roteante. No. Ciao, ragazzi. Si sono i roteo? Lego Fortnite. Ragazzi, gaming. Allora, ragazzi, adesso torniamo alla... Dov'è Berro Frunzo? A 650 metri di distanza. Non ti preoccupare per me. Tu, ma perché esplora, così lontano? Ma c'è il COVID? No, non ho il COVID. Guarda, se ti dico cosa è successo non mi credi, quindi andiamo avanti. No, voglio saperlo adesso. Praticamente io ho detto, vabbè, facciamoci le cose. Vabbè, già che ci sono, mi faccio un piccone per andare. Mi manca uno di granito. Vado lontanissimo per prendere un granito perché non esistono più sassi nella zona, perché abbiamo depauperato tutte le risorse naturali. Vero. Sì. E poi siamo... E poi, tipo, quando ero lontanissimo in culo, sono stato tipo mobbato da un rinoceronte, tipo. E quindi adesso sono andato a recuperare la mia roba. Sono adesso al villaggio e adesso... Secondo me se l'hai inventata questa. Esatto. Cioè, sembra un po' eccessivo. No, ci sono un po' troppi mostri qua. Allora, io non ho capito solo il termine mobbato, giusto perché non sono inglese io. Pensavo che non avessi capito depauperare. Succo schifoso. Ah, no, schiaffoso. Ragazzi, succo schifoso. Succo lercio, succo lurido. Lizu! No, ragazzi, allora, state veramente facendo una città a Zeb 89 nel 2024. Sai che, e quindi sai che è un problema? Tu lo sai, Emerald era un ace gamer veramente. Io ero un ace gamer vero. Cioè, eri iscritto alla sua newsletter? Ma perché lui era nel network degli ace gamer, letteralmente. Io ero, ragazzi, un vero ace gamer. Cioè, quando ancora facevi Fortnite. Tu eri, pare, nel network di Zeb, che erano appunto gli ace gamer. E come ti trovavi? Io benissimo, ragazzi, 95.5. Porca troia. Minchia. Aveva a cuore i suoi streamer, Zeb. Sì. No, era... Oh, raga. Non mi piace questa esplorazione. Facciamo un po' di ballo, Sedia. Un po' di palle? Aia! Basta. Aiuto, ragazzi! Sappiate che mi sono rotto le palle di Fortnite, quindi troviamo una conclusione al video di Poldo. Allora. Ma come ti stai rompendo? È bellissimo, bro. Ma fa schifo sto gioco, fa schifo. Ma te ne vai a fare in culo, Mauro. Mi avete distrutto la casa, mi avete fatto l'esame della prostata. Di che cosa dovrei essere felice? Vabbè, io ti ho fatto una sega. Ed era pure un po' sloppy. Che schifo. Ma scusami. Non ti azzardare a usare questo termine mai più. Una sega fatta da un uomo. Prendi questo, io vado a esplorare. Ti lascio questi qua, vado a esplorare. Potrei morire. Ed era pure un po' sloppy. Che schifo. Non ce la posso fare. Fa schifo. È disgustoso. No. Scusate. No, ragazzi. Ok, basta. Sembrava la scimmia di Kung Fu Panda che rideva. Che schifo, raga. Che schifo. Ok, ragazzi, io ho trovato l'uscita. Mi sento. Ciao, cosa ci trasforma Fortnite? Ho paura. Cosa brutta, veramente. Ragazzi, dove siete? Dov'è l'uscita? Sono solo. Noi siamo arrivati in fondo alla grotta. Ancora era pure un po' sloppy. Corrate, è impazzito, Berro. Mi giuro, non c'è l'uscita, ragazzi. La cosa più comica che ho sentito stasera, questa. È vero? Senti, c'è l'uscita qua. Ah, grazie a Dio, arrivo. Andiamo, ragazzi. Dove sta? Ah, eccola. No, raga, sono spawnato. Sono sotto TG Killer, non ti preoccupare. No, ragazzi, non risponi. Big clap.
La Dispoli. Cos'è la Dispoli? Siamo finiti, siamo finiti alla Dispoli. Allora, ragazzi, quante persone mancano? Siamo top 10 di Fortnite. Dai, è bello però fare. Siamo voti, ragazzi, dove siete? Dove siete, ragazzi? Vi prego. Datemi una mano, vi prego. Ma che succede? Sono solo, dove siete? Ciao Boldo. No, ragazzi, vi prego, aiutatemi a uscire, vi prego. Ciao Boldo, ciao Boldo. È pieno di esseri, ragazzi, aiuto. No, ragazzi, vi prego, datemi una mano. Dove è casa? Come si torna a casa? Non lo so. Ti darei le coordinate. Forse con la M. Prova a guardare la M, scusa. Cioè, aspetta, che devo andare a prendere il mondo. Mannaggia le palle. Cos'è sto suono? Tutte le volte. Mi ho lasciato roba qua in giro. No. Allora, ragazzi, allora Boldo. Ciao, Boldo. Vieni con me. Ma non è possibile sta cosa. Io cerco di rendermi utile. Ma ho detto, vieni con me, non andare davanti. Ecco. Non sai dove ti sto portando. Aia! No, ragazzi, io sono morto. Ragazzi, è stato un piacere. Vi serve sapere dov'è l'uscita della grotta? Sono uscito. Ma perché è una grotta? Allora, sono ci vivo, sono ragazzi. Ragazzi, ci sono andiamo 4 lupi. Nuova per raggiungere la costa. Dov'è casa? Aiuto! Aiuto, ragazzi! M, ragazzi, indietro. Aiuto! Aiuto! M, sei morto? Senti, M. No. Aiuto! Ma ce l'hai portati da noi, lupi? Ma santo Dio! Chi è questo? Oddio, Berro Fronzo! Sì, buongiorno, sono io. No, sono oddio, Berro Fronzo, mi ha attaccato, Berro Fronzo, ripeto, Berro Fronzo è cattivo! Ragazzi, come non è Berro Fronzo. La gente viene nel mio streaming e vede che io sto raccogliendo bacche, cioè non ho idea di cosa tu stia dicendo. No, è Berro Fronzo cattivo! Ma non so... Ragazzi, non so di cosa state parlando, ve lo giuro. Ragazzi, ho ucciso una persona, mi ha dato il suo uovo. Allora, ragazzi, là c'è un villaggio qua. Potremmo, giù. Sì, tata. C'è un villaggio. Picchia gli infedeli! Sto facendo Fortnite! Va bene, Max. Fortnite. No, gli avevi fatto lasciare. Dobbiamo uccidere il roteo. Ecco. Il roteo, what? Fatti fuori. Ma per usare la balestra ci vogliono le frecce, eh? Sì. Per fare l'asta di granito. Ci vuole 12 frecce. Ma perché continuo a lanciare la torcia, Dio santo? Va bene, ragazzi, torniamo a casa? Mi sono scherzato la minchia. Perfetto. Mi sembra giusto. Allora, ragazzi, Fortnite. Allora, seguitemi, so dove è casa, venite. Sodoma? Sto guardando da Berro. Dov'è? Andiamo. 360! Berro, se vuoi ti lascio il server aperto, non lo so. Ecco, vuoi sì, provare sì, a masterare il gioco? Quanto premono per il culo questo, io sto aiutando, raga. Guarda, ho appena fatto un arcolaio. Tu sei capace di fare un arcolaio? Lego Fortnite sta chiudendo quel vuoto del cuore che Berro ha forma di Pandora. No. Sto arrivando. Berro fare la birra, Berro. Vuole fare la birra, la burro Berro. Ragazzi, cioè io mi sto rendendo utile, sto facendo il gaming. Questi pigliano per il culo, io non lo so. Il mio, no, veramente, io hai sono ragione, sprecato. Ma il nostro è amore. Io, ragazzi, non so perché, ma ogni volta che Berro dice la parola gaming, mi ricorda tantissimo il signor Barnes dei Simpson che fa finta di essere un giovincello. È vero, anch'io la vivo esattamente così. Però merda, non l'ho detto, Madonna, prima, no, perché non conosco Berro da abbastanza veramente tempo. Non meritate la mia compagnia, ve lo giuro. No, in realtà la che adesso fanno i grossi, capito? Quindi questi avranno 30 anni loro, ci soffriranno un sacco. Aiuto, oh, io ne ho 27. Pesterò la nuca. Io quasi usciranno, raga, non posso più. Scappa, scappa Emerald. Mamma mia, oh. No, ragazzi, Luca, Berro, io ne ho 27, stiamo là. Vuole toccarmi. Scappa Emerald. Da quando ma perché l'avete portato da me, pezzi di merda? Ragazzi, il primo che arriva a casa è vivo, tipo. Ti ha lasciato stare? No, ha chiamato altri lupi. No, ragazzi, ha chiamato la gang del bosco, è finita. No, 30 anni, ragazzi, ne ho 27. Ma non è vero che hai 30 anni, è vero. Ma stai zitto. Sì, sei del 91. Comunque, io, guarda, mi verrei aiutare, ma non so se posso farlo con i miei 36 anni. Ho paura di essere troppo vecchio per aiutarvi, raga. Leo, vieni qua un attimo. Ma c'è un furry, ma che cazzo? Ok, mi servono... L'ho fatto prima, ma me l'hanno distrutto, tata, non ti preoccupare. Mi servono Leo ed Emerald. Ci siamo. Venite non qua con me, 69, mi vedete? Raga, non... Venite? Leo M? Sì. Ci siete? Venite qua con me? Sì. Aspetta, no, questa è sedia. Questa è sedia. Leo, puoi venire qua un attimo? Volevo... Dove siete? No? Qua? Sono qui sotto? Sono sotto? Non sopra? Ah, è sotto.
Okay. Siete pronti? 3, sì, 2, 1. Sì. No, pezzi di merda, giù, infami, giù, giù, no, giù, no, pezzi giù, di merda, giù, vi odio, giù, vi odio, giù, vi odio, vi odio, vi odio, vi odio a morte. Bro, bro, pezzi di merda, giù, 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 giù. Come gli si tira, come si tirano le cose su Fortnite, di tanto. Come gli pezzi di merda, siete dei pezzi, mi avete distrutto tutto, mi avete distrutto. Infame pezzo di sedia, se ne va. E la casa di sedia, se ne è andata. No, no, sedia, stai tranquillo, non te l'abbiamo distrutto a caso, siamo quelli di Extreme Makeover Home Edition. Ma te la stiamo ricostruendo. Basta, 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 basta. Aspetta, basta, aspetta, aspetta. Dobbiamo fare un attimo. Casa di un secondo. Eccomi, eccomi. Oh, oh, vai, vai, vai. No, no, quella è casa mia. Quella di Leo, quella di Leo, quella di Leo. Bravo, bravo, bravo. Vai, vai, vai. Vai via. No, mi hai ucciso. Che cazzo è successo? Come sono morto? Ecco, l'hai detto tre volte questa cosa. Non ci posso credere. Ragazzi, qua la situazione è sovversiva. Mi serve altra dinamite. Sì, devo siete dei pezzi di merda. Siete dei pezzi. Dei vandali. Dei vandali. Vandali. Devo difendere. Dei normali. No, 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 no. Aiuto, no, ragazzi. Raga, madonna mia. Siete veramente. Ragazzi, tossici. Il mio pavimento è diventato il tetto di casa di sedia. Beh, però fa. Beh, casa mia sta bene, quantomeno. Oddio! Abitanti del villaggio, venite a me! Che è sto suono? È casa mia, ragazzi. Siete dei pezzi di merda, siete dei pezzi di merda. Cosa fa un'ora di Fortnite alle persone? Fortnite! Allora, qua c'è la sedia. Affanculo, okay. Ragazzi. Questo è io che combatto il capitalismo. Io che distruggo, no, le case. Basta. Io che distruggo tutto. Qua ci vuole il ritorno alla ruralità. Il fuoco amico che Lego sarà la ruralità. Lo so, questi. No, Wombopoldo, Wombopoldo, devi smettere di rompere, ragazzi, le cose. Stiamo distruggendo tutto. Ragazzi, non vi preoccupate. Ma io non voi posso distruggete. Neanche picchiare Wombopoldo, però. Ragazzi, ragazzi, venite tutti da me, venite tutti da me, 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 tutti da me. Balletto, balletto, ballate fuori, ballate fuori, ballate fuori, ballate fuori, ballate fuori, ballate fuori, ballate fuori. E messicano, ballate fuori, ballate fuori, ballate fuori. E messicano, ballate fuori, ballate fuori. Ma muscolosissimo, che schifo. Ragazzi, Fortnite, un'ora e sono diventato razzista. Grazie ragazzi per aver giocato a Fortnite con me, io stacco il server. Io no, questo dai, io penso... tutto questo tempo. No, questo penso. Non distruggermi casa, non distruggermi casa, non distruggermi casa. Che modalità di merda, santo. Si fa cagare, no, no, cioè io mi sono divertito tantissimo, bellissima questa roba, secondo Berro me. Frozo. Prendi questo. Berro Frozo, vorrei avere tutto il tuo entusiasmo. Ma no, vabbè, perché tu stai giocando con le persone sbagliate per quello. Ragazzi, ora vado a dormire. Fortnite Lego. Che faccio? È all'università. Lo provi. Basta. Ti diverte? Noi ritorneremo. Aspetta, Leo, perdonami, puoi ripetere cosa hai detto? Che Fortnite Lego è come il sesso che hai all'università. Lo provi, ti diverte, poi basta. Va bene, io posso chiudere così. Okay. Okay. Va bene, io ragazzi... Direi che questa frase può riassumere molto bene questa live su Lego Fortnite. No, Fortnite, ragazzi! Cosa, esatto, Fortnite? Zioros, non so, ho letto Fortnite gigante sul mio schermo. Ma perché si chiama Fortnite il gioco? No. Si è verificato un Fortnite. Problema. Il proprietario del mondo ha abbandonato la missione. Oh, ma abbiamo fatto 20 stelle battaglia. Giochiamo, ragazzi, a Fortnite normale. No. Siamo 5. Dai, giochiamo. Dai, facciamoci una partita. Ma no, non ce la posso. Ma siamo in 5. Ma cosa? Siamo 5. No, no, beh, io ho chiuso. No. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati live con me su Fortnite Lego. Settimana prossima facciamo qualcosa di più divertente, ve lo giuro. Vai. Grazie, che stupido, ragazzi, che sei. Io mi sono divertito sul serio. Ma vabbè, vabbè, io non ironicamente rigiocherò a sto gioco tipo in futuro. A me facciamo è piaciuto. Minecraft Bed Wars alcolico. Okay. Si può fare alcol, va bene, alcol, va bene. Hai detto abbastanza. Ho detto no, no, no. Se controlleremo io, un attimo io i di Twitch, vediamo. Sedia, io vorrei chiamarmi di nuovo Mr. Poldo, perché così avrei il nome simile al mio idolo. Ed è così che chiudiamo questa sera. Grazie ragazzi, no, arrivederci, io me ne vado, buona serata, è stato bello, soprattutto perché sei stato Berro Frozo, buona live a tutti. Bacione. Io vi voglio molto, ragazzi. Berro, tu rimani in live? Chi rimane in live? Io rimango. Ok, a posto, allora dividiamoci. Ciao ragazzi. Ragazzi, no, ciao, ragazzi, grazie per l'invito. Ma va, bye.
Ciao ragazzi.